Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi 25 agosto ricordiamo San Ludovico, re di Francia. Ascoltiamo. Ludovico nacque nell'anno 1214. I suoi genitori erano Luigi VIII e la regina Bianca di Castiglia, donna di grande pietà e virtù. La mamma gli ripeteva: «Figlio mio, vorrei piuttosto vederti morto anziché macchiato di un solo peccato mortale». Questa frase fece così grande impressione a Luigi, questo è il suo nome di battesimo, che se ne ricordò per tutta la vita. Venne quindi consacrato e coronato re di Francia col nome di Luigi IX, con l'impegno di far regnare Gesù Cristo in tutto il suo regno. Guidato da maestri dotati di pietà e di scienza, Luigi crebbe dedito ai suoi doveri, pio e virtuoso, con opere buone e con un buon governo. Leggeva continuamente la Sacra Scrittura e le opere dei padri, e ne consigliava la lettura anche ai suoi cortigiani. Ma Luigi non fu solo un sovrano di notevole intelligenza di governo, oltre che di alto profilo morale. Nell'anno 1244 fu sorpreso da una malattia, per cui tutto il popolo pregò per lui, ottenendogli da Dio la guarigione. Guarito, volle guidare una crociata per la liberazione della Terra Santa. Sbarcato in Egitto, presso la città di Damietta, attaccò i saraceni e li vinse, ma iniziata la marcia verso l'interno, una terribile pestilenza decimò l'esercito crociato e colpì lo stesso sovrano. Assalito nuovamente dai turchi, venne facilmente sconfitto e fatto prigioniero. Raggiunse un accordo con i turchi per liberare gran parte dei suoi soldati e soccorrere i feriti. Proseguì quindi come pellegrino per la Terra Santa, compiendo opere di cristiana pietà. Ritornato in Francia per la morte della madre, riordinò il regno, fondò la Sorbona, la Santa Cappella e si preparò ad una nuova crociata. Ma a Tunisi una nuova epidemia colpì l'esercito e, sentendosi morire, chiese gli ultimi sacramenti. Spirò, pronunziando le parole: «Entrerò nella tua casa, Signore, ti adorerò nel tuo Tempio Santo e glorificherò il tuo nome». Era il 25 agosto del 1270. Oltre ad essere stata una persona di spicco del Medioevo come regnante, Ludovico è oggi ricordato anche come patrono dell'ordine francescano secolare. Voi sapete che Francesco iniziò ad intraprendere la sua vita come religioso, ma a un certo punto si avvicinarono a lui anche persone del popolo, persone già con famiglia, che chiesero: «Francesco, anche noi vogliamo intraprendere la tua intuizione di vita, ma abbiamo famiglia, come facciamo?» E lui semplicemente rispose: «Potete anche voi, ma non dovete abbandonare la vostra famiglia, farete quello che potete all'interno della vostra situazione sociale, all'interno della vostra vita e famiglia». E così è nato l'ordine francescano secolare. Tantissime persone che, pur non essendo diventate religiosi, quindi o frati o suore, hanno preso, ai tempi si usava, l'abito francescano e hanno voluto vivere nella loro vita e nel loro modo peculiare di persone con la famiglia quello che era il messaggio di San Francesco di Assisi. Anche oggi esistono tante fraternità di questo tipo. Io vi invito a fare qualche ricerca, magari ce n'è una vicino a voi e potete unirvi e sperimentare questo modo di approfondire la spiritualità di Francesco d'Assisi. San Ludovico prega per noi.